Spesso, quando i cittadini protestano, si dice: occorre dare voce alla protesta della gente. Noi abbiamo pensato di far qualcosa in più, di dare voce e musica alla protesta della gente del CEP, un quartiere che è periferia di periferia in questa città, un quartiere nel quale i cittadini possono anche firmare in 500 una lettera inviata al loro sindaco senza mai ricevere risposta. Un quartiere nel quale si toglie l'ufficio postale come se niente fosse. E allora, visto che a Capodanno arriverà Jovanotti, abbiamo detto: se Jovanotti conoscesse questa situazione, come la canterebbe? A noi piace pensare che la canterebbe così. A te che sei di fatto il primo cittadino, ma quando c'ho un problema non sei qui vicino. A te che quando scrivo tanto non rispondi, e quando c'è bisogno chissà dove ti nascondi. A te che fai promesse sotto elezione, ed io ci casco sempre, minchia che coglione. A te che parli tanto della nuova gronda, e non ti frega niente di ciò che ci circonda. A te che sei presente se si taglia un nastro, e a noi manco ci caghi, Dio, che disastro. A te che per la posta c'hai un'impiegata, io invece vado a volte, dovrebbe una raccomandata. A te che sei, semplicemente sei, delusione dei sogni miei, delusione dei voti miei. A te che sei, semplicemente sei, delusione dei voti miei, delusione dei sogni miei. A te che ti circondi di esperti consulenti, che studiano il cin cin per le partorienti. A te che puoi avere una sala prestigiosa, arriva un quattro donne, non proprio una gran cosa. A te che al CEP quel giorno eran più di 100, nemmeno un consulente, solo il malcontento. A te che se dicevi solo una parola, forse la gente qui si sentiva meno sola. A te che tutto bello dentro il tuo palazzo, del CEP e dei suoi anziani te ne frega un cazzo. A te che pensa al Capodanno, alla notte bianca, la gente qui in collina sappilo è già stanca. A te che sei, semplicemente sei, delusione dei sogni miei, delusione dei voti miei. A te che sei, semplicemente sei, delusione dei sogni miei, delusione dei voti miei. È giunto il momento in cui occorre lottare tutti insieme, tutti uniti, per far valere i propri diritti, per far capire che anche la periferia e la sua gente fanno parte di una stessa città. Forse così anche il primo cittadino capirà che la gente di questo quartiere non è vuota, che ha qualcosa di magico dentro. E allora forse il CEP non si sentirà più periferia, magari diventerà un nuovo centro. Da ba da 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 da.